Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Fallout 4. Bene, andiamo pure avanti con le quest di Tom. Solo noi. Che cazzo, state zitto te. Ma parlano sempre qui, insomma sì. Allora, vediamo di parlare con questi qua, con questo qua. Grazie all'ultima mila abbiamo raggiunto una buona copertura del Commonwealth. Se ti interessa avrei bisogno di sistemare altre mila. Ok. Siamo aperti, se hai bisogno di qualcosa. No, va via. Pam vuole parlare con te. È fantastico. Pare che Diamond City sia sotto il controllo dell'opposizione. Basta! Non ci capisco più cazzo. Allora, andiamo pure avanti. Ciao, Pam. Interfaccia uomo macchina al 100%. Salve, agente. Richiedo assistenza per acquisire un altro deposito della DIA. Ci penso io. Coordinate del deposito trasmesse al Pip-Boy. Fine conversazione. Molto concisa, insomma, sì. Bene, dai, sono contento. Dopo vediamo questo che stai tra i pomeroni. Vediamo dov'è questo posto. Un posto che conosciamo, ok. No, è perché mi stavo preoccupando. Vediamo un po'. Torniamo un attimo a questo posto qui, invece. Questo invece non lo conosciamo. E a meno credo che non lo conosciamo. E quindi sarei più propenso ad andare qui. Dobbiamo sempre andare qua, vi ricordate? Questo cos'è? Il metropolitano, il centro medico. Ci teletrasportichiamo qua. E vediamo di andare là. Volevo andare a prendere la statuetta della Costituzione che mi sono ricordato dov'è grazie ai miei video che avevo fatto sul canale 2 anni fa, che adesso sto cancellando tutti quanti per sostituire a questi. Che c'è anche una rivista di interessante delle armi balistiche, no, balistiche energetiche, quindi 5% in più, che non è malo, insomma, sì. E lì vicino c'è un altro posto dove c'è un'altra rivista che dà la possibilità di prendere la rivista che ci fa avere più scudi, ci stavamo di portarci su i mercanti, e quindi sì. Salve. Sì, è stato un vero piacere. Tutti morti, mi dispiace tanto. Penso. Calma, gente. Mi scusi lei, ma mi sta accecando. Eri bene. Troppo. Ma esattamente, lei con chi sta? Dovrei dire qualcosa di shakespeariano relativo a morte e inevitabile destino. Oh, salve. Viaggiare con te non è mai noioso. No, infatti. Che avremo da fare? Vabbè, meglio di coso. Di minuto, ma sicuramente sarà sempre tra i marroni lui. Preston. Allora, vediamo un pochino di prendere tutto. Questo di meglio di un po' di relax. Sì, mi fa tanto piacere. Vabbè, andiamo pure a destinazione. Che posto è questo? Dentro medico. Prendi questo! Ma porca miseria, dove sei? Ma eri qui. Il trucco è non morire. Ah, è lassù, scusate. Prendi questo, mi sono preso un colpo. Che si passi da sopra? Ma forse sì, dai, vediamo un po'. Quando dobbiamo andare in alto. Vediamo un pochino se c'è una speciale. Potete sempre scappare. Prometto di non sparare. Sì, sì, immagino che la promessa sia valida. Con tutte le menzioni che ci hai dato fino adesso. Scusate, tornuto. Eccomi. Carichiamo. Che meglio. Vedete che si può salire. Ma io ce ne approfitto, sapete? Magari insomma c'è la soluzione al nostro problema. Dice che è sotto, ma Mila va sopra. C'è un vertice qui, mi ricordo, credo, non lo so, mi sono già dimenticato. Ho fatto in fretta, cioè mi ricordo che c'è un posto dove ci sono delle armature atomiche, la più potente del gioco, ma io non mi ricordo se sia questo. Caso qualcuno ha bisogno di una bella razione di calci nel culo. Ma che, come si permette lei, signore? Non si fa così. Si parla in modo più insomma, più gentile. Io sono venuto qui per lei. E insomma, sì. Vediamo cosa c'è qui dentro. Io non mi ricordo neanche se sono mai venuto. Però comunque andare sopra è sempre buono. Vediamo un po'. Non me lo ricordo. Mi sembra di no. Così a naso, però ne abbiamo fatte così tante che ricordarsi tutto. Dovresti concentrarti su oggetti più utili. A portare tutta quella robaccia ti si spezzerà. Sta zitto! Il perimetro. Possibile unità stealth nell'area operativa. Ci sono i rifugiati, come si chiamano? Quelli là. Dell'istituto. Lettura sensore negativa. Armi disattivate. Bravo, bravo. Tu sì che sei un uomo. Allora.
Vediamo un po' se c'è qualcosa. Dicevo, siamo oltre al 120° episodio, quindi ricordarseli tutti è anche difficile per me. Quindi faccio qualche posto, insomma, sì. Che c'è? Niente, niente, tu vai a fare le tue cose, che io faccio le mie. Mangiamo tutto, prendiamo tutto e va a fanculo. Ho sentito che ti torna in azione. Ah, ma sei qua? Ma non c'erano quelle dell'istituto? Ah, ma sei un leggendario, mi fa tanto piacere, guarda. Ho sparato un po' più. Vabbè, pazienza, ce lo ricorderemo così. Vediamo cosa ci dà. Cella, chiave inglese, laser, munizioni. Oh! Infligge danni crescenti in base al numero di effetti da crisi di astinenza. Un'utilità incredibile, è proprio una cosa che non uso mai droghe, quindi... Ce l'avevi quasi fatta. Lo stronzo mi ha colpito al braccio. Oh, assalto? Eliminatela! In circolo l'adrenalina. E quindi non era quello dell'istituto, era un assalto. Mi sembrava strano. Vabbè, è stato bello, piacevole, insomma... Sì. Ma no, che cazzo! Si capisce mai il cazzo come più di ste cacarmer. Sti cosi, bango, insomma il giornale, poi altre cose così. Dovremmo aver preso tutto, a parte la granata al plasma che non mi interessa. Voglio la sua testa! Sì. Eccomi qua, scusate. Torniamo noi. Vediamo tutto, ovvio. Sempre tutto. Sempre tutto. Sempre tutto. Ma che cazzo. Mi sono già dimenticato dove ero andato, è passato un'oretta, scusate. Allora, vediamo un pochino qua. Però c'è di bello qua, ma tanta bella roba, c'era proprio un cazzo. Allora, ecco, siamo venuti qua. Ok. Siamo andati nel cesso, credo, sì. C'era niente, negli altri cessi niente. E adesso c'è l'ascensore, ce ne sono due di ascensore. Vabbè, uno funziona, l'altro no. Qua siamo andati, beh, io direi che possiamo o prendere scale, che comunque le preferisco sempre. Oh... Questo tipo qua sono qui. Ho capizionato. Oh, salve. Lei è? Scasso Maroni, quanto pare. Insomma, sì. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Scale che scendono. Ascensore rotto. Queste scale dove portano? C'è un'altra zona che non ho visto. Ah, portano a... Oh, salve! Mi è esploso in faccia. Vabbè, l'importante è che siamo contenti che sia andato tutto bene. Perché sento camminare? Questa è un'altra zona, cioè non ci sono andato. Ah, esce. Ok, deve essere. Non ho capito un cazzo dove sono, però. L'importante è che non ci sia nessuno che rompa. Sto controllando, perché potrebbe esserci una rivista molto facilmente. Quindi questa è fine a se stessa, non c'è niente. Possiamo solo uscire dalla parte dietro. E dovrei vedere, perché a volte l'uscita può portare a una nuova entrata, quindi non è la prima volta. Qui c'è della bella roba, che non ho capito a cosa servono. Questi invece mi servono tantissimo. Questa è una porta basica che andiamo ad aprire. Che ovviamente spaccherò la forcina. E ho preso due riviste di scassinamento, sì. Per dirvi. Allora, qui della bella roba, lo steampack, sicuramente, ok. Perfettico. Jet, non ho mica capito se il jet è una droga. Scusate, voglio vedere, sono 120 episodi, però jet, l'ho preso adesso, ci sarà pure, no? Non lo trovo. Ah, era un addy call, ci assomiglia già, cazzo so io. E vabbè, ora dove serve quello, sono sì. Oh, salve, tante belle cose ci sono state qui. Possiamo anche uscire. Beh, è stata fruttuosa. Accendiamo la luce che non vedo un cazzo. Dai, tanto non c'è nessuno. Ok, della bella roba qua. Altra roba qua. Mi sembra che non ci sia nulla. Neanche da leggere, stranamente, eh. Guardate, i terminali sono sempre funzionanti. Almeno uno in queste stanze qua. Fuori servizio. Oh, bello il nastro adesivo. Ci piace. Questo, ma cos'è, una clinica? Dove facevano gli esperimenti? Non lo so. O qua, non mi ricordo neanche dove cazzo sono, scusate. Sono esattamente al centro medico, ecco cos'è una clinica. Una sega per ossa. Questa è una porta difficile che adesso andiamo a aprire. Questo è un terminale che sicuramente hackeriamo perché ci servono i punti. Ma non ci serve il Protectron. Ci siamo. Come del Protectron, ok.
che tra l'altro posso hackerare, ma non ho ancora capito come perché non me lo dice, e quindi è anche un bel casino. Ok, possiamo hackerare torrette e protectron. Il problema è che non ci dice come fare. E allora che cazzo mi dici che posso farlo? Vabbè, ok, possiamo andare via, non c'è più niente. Andiamo nella nuova porta, che è questa, che è ardua, è difficile. Vediamo un po' cosa c'è. Se si riuscisse a fare in modo da non rompere le forcine, sarei più contento. Non vedo un cazzo. Madonna, è stato tutto bruciato qui. Tutto bruciato, ma questo è stato messo dopo. Vabbè, oh salve lanciafiamme. Oh salve carica. Sì, questa è stata roba messa dopo, perché sennò con tutto il rusticamento che c'è stato, dubito che fosse rimasto intatto. Ma questa è stata, che cosa è servita? Ma allora, qua non si può andare, qua non si può andare, qua ci siamo venuti, là non c'era niente, qua non c'era niente. Io mi chiedo a sto punto dove sia l'uscita. A quanto pare le soluzioni sono due: ho perso una strada, o quell'uscita famosa era ci conduceva poi a un'entrata, l'unica cosa che mi viene in mente, oppure prendere l'ascensore, cosa che sarebbe stato più logico fare. Questa non si apre, sì, quindi la farei. Oh, ma io qua non sono venuto, e quindi ok. Beh, ci sono tante strade che non sono andato, quindi niente, tiro quello che ho detto. Vedete che ce n'è un terminale, io l'ho detto che un terminale ci deve essere sempre ogni volta. Vediamo un po' cosa ci dice. Vabbè, da hackerare. Bene. Ma è la cassaforte? No, la cassaforte me la ciuccio io. Eccola qui. Vediamo un po' cosa ci dice. Ci pareva. Ci dice che si è rotta la forcina. Ciccia. Ciuccia. Ok, fatta. Vediamo cosa c'è di bello. Fantastico. È malo. Ok, allora andremo a sto punto, invece di andare sull'ascensore, nell'ascensore, proviamo a esplorare un po' qui. Una cella che non porta a nulla. Quest'altra cella è da scassinare. Da che ci diciamo? Perfetto. Bene. Segnale di railroad. Quindi ho un railroad, un Minuteman, perfetto. Proprio azzeccatissimo. Quando hai finito di perquisire i cadaveri, fammelo sapere. Sì, e che cosa vuoi fare dopo con i cadaveri che ho perquisito? Scusa, non mi capire. Meriti la morte! Potete nascondervi per sempre. Chi sta? Oh, interessante. Ma salviamo un pochino, che è un po' che non salvo. Adesso arrivo anche da loro, non vi preoccupate. Fatemi esplorare. Ma lì c'è la luce accesa, anche loro hanno ragione. Qui c'è questo acceso, qui c'è questo. Aspetta, mi stai massacrando. Meriti la morte! Ma no, è così poco. Insomma, sì. Ok, io direi che possiamo anche ammazzarlo. Scusi, però lei non mi può sparare. Staremo qui per tutta la settimana. Tutta la settimana? Mi è un po' tanto, eh. Allora, involtiro, attina, steampack. Ok. Avevano messo delle taglie su di me. Intendo sui vari. Ah, beh. Voglio battere il record di manifesti appesi nella loro base. Ah, beh, proprio. Dice sul giornale. Ok, li salviamo. Adesso vi metto a posto, però vediamo un po' se c'è qualcosa di particolare. Beh, in effetti un giocattolo non è molto particolare. Andiamo un po' qua. Non c'è un cazzo, perfetto. Sacche di sangue varie. Ovviamente una clinica. Vediamo un po' se ce li siamo messi a posto, perfetto. Un fuoriservizio. È un ascensore funzionante, credo. No, non credo, perché i pulsanti non ci sono. Ed è di nullo, quindi. Qui c'è qualcosa? Oh! Qui c'è qualcosa? Oh! E siamo a posto. Vediamo un po'. Ci stavo sperando. Ma no, che si è seduta. Si è seduta? No, non si è seduta. Non è partita l'animazione. Beh, meglio così. Biberon. Vabbè, ma che cazzo. È inquietante. Molto inquietante. E lui si è seduto. Mi sembra giusto. Non ho parole. Vabbè, andiamo dove? Che qui non si passa. Vediamo un po'. C'è un ascenso, una porta. E qui c'è un fungo. Perché è verde? Ma vabbè, andiamo nella porta. Guardiamoci che abbiamo ancora l'ascensore da fare. E possiamo salire. Perfettico. Grande. Fuori servizio. Questo sembra operativo, ma non arriva. Posso provare? No, non c'è pulsanti, non funzionano. E quindi niente.
Mi sono bloccato. Qui c'è qualcosa. Il piatto, beh, utilissimo il piatto. Questo non funziona. Qui non c'è niente. Ah, perché di solito qua sotto c'è sempre qualcosa. Eppure stavolta no. La giletta non l'abbiamo tagliato pulito. Dubito che sia pulito, però. Quanto sembra. Ho l'ascensore e si esce. Stazione del centro medico nord. Vado un attimo a vedere. Sapete che sono curioso. Ok, vediamo che posto è. C'è gente. Poverino, gli è stato dalla testa. Domani. Sì. Però non aveva niente. Beh, questo è sicuramente patito. È più bello del. Di... Oh. Ogni giorno è un buon giorno per morire. Questo non c'era sul copione. Però mi sembra un bel posto. No! Sì, adesso lui si arrangia con loro. Da andare. Vediamo un po' dove porta. Oh, peccato, perché sennò ci sarei andato volentieri. Vabbè, andiamo pure qua. Meriti la morte. Torniamo. Sì, sì, adesso me lo segno. Non ti preoccupare. No! Ok. Vittoria. Ma il nostro amico cosa stava facendo? No, perché chiedo, cavoli. Ecco, un bel po' di roba. E qui si. Mi ha fatto prendere un colpo. E qui si cade, ovviamente. Oh, salve. Lei è? Combattere ancora. Fantastico. Sì, sì. Vabbè, ci guarderemo adesso poi. Mi devo curare, devo mangiare un po' di roba perché non mangiamo mai niente, se no. Ho tanta di quella roba da mangiare che mi basta per tutta la vita. Allora, a parte il whisky che lo vorrei togliere. Tortina. Vediamo un po', patatine che ne ho un sacco, così le mangiamo. Pasta alimentare, cominciamo a mangiarla. Ok, questo facciamo così e se dobbiamo essere a posto. Ok, siamo davvero bravi a vincere. Sì, sì, bravissimi. Io ci guardo, so che è una zona che non dovrei andare, però insomma, chi me lo vieta. E qui si va dentro. Cavoli. Oh, salve, lei è morta. Oh, una carota mi serviva per fare una bella zuppa. Questa è tutta roba buona. Ah, questa è proprio una zona che ti fa scoprire. Oh, salve, lei è? Attenzione, sì. Questa è una leggendario. Zona di combattimento, prolungando la permanenza nel... Così sembra facile. Cavoli, non me la aspettavo una esplosione da panico di questo genere. Ho fatto una roba esagerata. Mi dispiace tanto. Allora, stavo dicendo, che posto è mai questo? Posto... dopo diverso da quello che dovevamo andare. Lo sapevamo, però... cavolo. Vorrei tanto entrarci. Bisogna che me li segni. Ci sono troppi posti da visitare. Dopo sono così tanti che è anche fatica riuscire a ricordarsi di tutti. No, non era qui. Era qua. Vabbè, adesso vado un attimo di sopra, scusa. Devo passare. Perché voglio vedere almeno se c'è qualcosa, dai, insomma, sì. Ecco qua. So che non è la direzione giusta, però magari qualcosina ci può anche essere. La rivista, no, la rivista sarebbe assurdo. Però, denaro per bellico del vecchio mondo. È una cassaforte. Parecchio. Beh, quella mi fa piacere. Vediamo un po' cosa c'è in questa cassaforte. Una forcina rotta. Accidenti. Dai, dai. Ce l'hai fatta. Bene. Beh, io direi che ci sono quasi sempre le stesse cose nelle cassaforti. Peccato, mi aspettavo qualcosa di diverso. Va bene, direi che possiamo andarsene via perché è inutile stare qui e continuare per la nostra missione principale, che era di qua. E vediamo un po' dove andare. Allora, teoria, a livello teorico, questo ascensore. L'altro non so dove portava. Dovrei provarlo, effettivamente. Stiamo salendo? Non si riesce a capire un cazzo. Sembrerebbe di sì. O no? Cosa? Chi? Il tuo ultimo tempo errore. Di combattere. Oh sì, adesso vengo. Fatemi esplorare, tanto questo qualcosa farà, no? Proprio sicuro. Ok, ok. Intanto prendiamo. Lui intanto li tiri occupati. Insomma, riusciamo a fare forza, anche qualcosa. Imbecille. Scusa. Oh, interessante. Tu volevi prendere un'armatura atomica, ma non ce la farai, lo sai? L'ho mancato. E si comincia. Interessante. Oh, adesso l'ho preso. Strana sta cosa.
Oh, chi c'è? Oh, salve, lei ha bisogno di una piccola sorpresina. Oh, passavo intere giornate senza ammazzare niente. Un'esplosione di gioia. Ok, e qui ce l'abbiamo fatta. Rimettiamo il nostro bel fucile e prendiamoci l'armatura atomica. Questa è sicuramente una sorpresa che non mi aspettavo. Molto, molto gradita, per carità. L'armatura atomica, insomma. Lei si è messa in una posizione un po' scomoda. No, qui, grazie, qui. C'è la tap, telefono è importantissimo, soprattutto i giorni d'oggi. Ma di sopra come ci vado? Da qui. Quindi, cara amica, ti scrivo, T45 non è il massimo, però è sempre un'armatura. E siamo a posto. L'hanno usato per una presentazione, ma che cavolo, ci fa un'armatura con tutto il set dentro. Quanti di Duke abbiamo? 99, quindi penso che siamo a posto. Ah, non le uso mai le armature, ci credo che abbia 99. Non usandole mai. Ok. Questo è quello che abbiamo, diciamo, allettato, ecco. L'abbiamo allettato. Vediamo un po' di qua, c'è una strada che comunque si porta a tanti posti. Qui c'è modo di cadere. E qui c'è modo di andare. Giocare una trappola. Cosa c'è qui? Vediamo di apri perché mi servono i punti. Devo livellare assolutamente i denti, perché se voglio prendere la castella, la statuetta di costituzione. Bene. Devo aumentare costituzione, assolutamente sì. Allora c'è la laser, vedete, della confraternita d'acciaio. Criva da campo, va bene. Che ci faceva la confraternita? Ecco perché c'era un'armatura atomica. Probabilmente era venuta a rubarla, come loro solito. Rubano sempre la tecnologia. Va bene, andiamo pure qua. Vediamo dove andare. Ok. Cazzo, dicevo che c'era una... Sì, questa... Ah, eccolo, l'ho vista, trovata. Ok, basico, apriamo. Adesso ci salutiamo. Fa che rima. Perfetto, solita cosa, ottimo, vero? Ottimo. Più o meno, no, forse qualcosa di diverso. 56 missili. Bene, ragazzi, direi che ci possiamo fermare anche qui. Per questo video è tutto. Video come al solito, lascia un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva.